Veramente, veramente, vedete che non c'è più il giornalismo, quello, non gliele fanno fare queste cose in televisione, chissà perché. Va? Prova? Prova? Che sta succedendo? Sparisce? Pazze, che però vabbè, cioè. Norman, sì. Età 21. Di dove sei? Milano. Milano, Milano? Milano dove? Milano Trieste. No, Milano dove? Far figo. Maciacchini. No, non devi dire l'indirizzo, però capito. Cioè, che ogni tanto, capito, uno sta a Lodi, dove sta? Milano. Cioè, se sta a Lodi, sta a Lodi. Cioè. Milano. Milano. Milano, Milano. Come mai fai il tecnico? Perché cioè, ti conosco da non ho mai pensato di intervistarti, però cosa fai nella vita? Aveva fatto bene. Il tecnico? No, stasera è un serratore, allora volevo vedere. Sì, no. Mi piace... Che bel momento, non stareste veramente... Oh, avete pagato il biglietto per sapere cosa piace a Norman. Vero. Pelati? No, audio, dai, cosa audio, fai nella vita? Audio luci. Faccio audio luci e mi diletto nella musica. Tipo? Pianoforte. No, non citare il pianoforte perché si è affittato questo pianoforte, ci gira anche le balle perché poi il pianista non è venuto perché il neuro si permette. Vuoi suonare il piano? Sì, lo Stewart, no, aspetta, tanto lo Stewart ha fatto il mago, quell'altro ha cantato la canzone, là abbiamo il tecnico Luci Norman che ci delizia con un pezzo al piano, dai, tanto, veramente, e che cazzo se ne frega, ah, quella è la mia scaletta, quindi, cioè, porta rispetto, allora, fai dalla suonata di, cosa suoni, jazz, rock, blues, funk, cosa so? Melodico so. Cioè, anche velleità, non è che dice faccio un pezzo di faccio i cazzi miei. Suona, suona, suona.
qualche giornalista che mi intervista e mi dice: prego, prego, continuate a suonare che mi piace la cosa. Mi dice: sai, domande banali che a volte cadono senza volerlo, dice: ah, ma lei con Zelig, 12 milioni di italiani, ma come fa? Cambia la vita, e come fa a non tirarsi? È una donna che conosco da 27 anni, ogni volta che provo ad alzare il mignolo a fare un colpito mi guarda e fa scrivere. È anche da una famiglia molto umile. La mia mamma, una donna apprensiva. A casa mi obbligava a utilizzare le pattine. Sapete cosa sono le pattine? Sono quei rettangoli di stoffa da mettere sotto piedi che ti danno la postura fisica di Dustin Hoffman nel film Rain. Capite così? Tutti gli amici prendevano per il culo pattine. Non c'era la possibilità di fare un solo centimetro senza le pattine a casa mia, e non sarebbe stato un grosso problema se io in tutta la casa non avessi avuto la moquette. Delle sudate tremende. Mio padre, cattivo, violento, misantropo. Mio padre è profondamente misantropo. La sua frase preferita: odio il prossimo. E anche quello dopo. Anarchico. Pochi concetti qui dentro la mia testa, ma quei pochi a cui teneva ha pensato bene di inculcarmeli bene, di macchiarmi la testa a fuoco. Era un bambino. A me non mi faceva paura nessuno offeso, come si offendevano i ragazzini da piccolo. Non mi ha fatto niente, faccia di serpente, non mi ha fatto male, c'è di maiale, specchio, specchio di flessa, a me non mi faccia paura niente, neanche la più tremenda. Coca-Cola, Pepsi-Cola, osso duro, vaffanculo. No, perché quando era il mio turno io li guardavo, urlavo: Crumino, lecca culo dei padroni, lecca culo dei padroni. Avevo 7 anni, babbo bastardo. Ho lasciato il mio piccolo paesino della Maremma Toscana. Prima Roma, poi Napoli, poi Firenze, poi un pezzettino d'Europa, un gocciolino di mondo. E alla fine qui a Milano, a inseguire il mio sogno. Il mio sogno che, come vedete, non è solo il mio, ma magari potrebbe essere quello di Norma, che ti chiedo scusa se mai ti ho preso per il culo per pochi soldi che piano. Norma! Prego. Sì. Fa il tecnico audio, non è che l'applauso più grosso di me. È il socialismo, il comunismo e tutto va bene, però in teatro la democrazia non esiste. Se io non fossi così bravo, è sicuro di me, non gli avrei fatto fare quello che ha fatto. No, ma cagato. Bene.